Assessore Nardini, cominciamo con un discorso più generale, perché i tagli sono a livello nazionale, giusto? Sì, il decreto 78 di Tremonti praticamente ha tolto 15 miliardi di euro nei prossimi 2 anni a regioni, province e comuni, e quindi noi abbiamo iniziato facendo questo bilancio 2011 con meno 3 milioni di euro che si aggiungono ad altri 3 milioni di euro di minori entrate che ci sono stati nei 2 anni precedenti, per cui oggi tirate via le spese rigide, personale, mutui e spese di funzionamento, questo vuol dire per noi, come dire, essere stati messi in ginocchio, per cui saremo tutti quanti molto più poveri, ci sarà più disoccupazione e sicuramente meno consumi. Voi vedrete e troverete nel 2011 meno autobus che girano, meno sussidiarietà ai nostri cittadini e avremo tante imprese che oggi danno servizi, diciamo così, agli enti pubblici o ai privati che non ci saranno più. Noi siamo una trasmissione di agricoltura, quindi la domanda nasce spontanea. Quanto investiva finora la provincia nel settore agricolo e quanto potrà invece investire nel 2011? Ma praticamente gli unici fondi che rimangono a livello provinciale saranno fondi che servono sostanzialmente a finanziare, diciamo così, un po' di economia legata alle sagre, legata alle fiere, e tutto rimane sul livello regionale con il piano di sviluppo rurale, quindi con gli incentivi alle imprese e quant'altro. Noi siamo in gravissima difficoltà e stiamo ragionando, tra l'altro proprio nel 2011, proprio per vedere se riusciamo a salvare trasmissioni come queste, che noi riuscivamo a mettere insieme attraverso una legge regionale, un po' di soldi provinciali, un po' di formazione professionale. Tutto questo oggi non c'è più, quindi dovremmo rivedere sicuramente se riusciamo a continuare con le trasmissioni, tra l'altro vista da tutti i nostri agricoltori. Noi vorremmo riuscire, insomma, a tenerla in piedi e a non, come si suol dire, tagliarla del tutto. Speriamo di farcela.